Xiaomi apre questa caldissima settimana di metà settembre e presenta il Mi Notebook Pro. Amplia così la sua lineup rispetto alle due precedenti generazioni che avevano visto soltanto modelli da 13.3 e 12.5 pollici con CPU a basso voltaggio, ma qui si punta dritto alle CPU di nuovissima generazione, quindi Quad Core, Intel Core, Kaby Lake R, si arriva fino a 4 GHz, schede video integrate e soprattutto un prezzo piccolissimo, si parte addirittura da 720 euro. Parliamo! Mi Notebook Pro, che riprende le linee dei precedenti Mi Air da 12.5 e 13.3 pollici, ma punta qui su una colorazione grigio scuro su un telaio in lega di magnesio particolarmente resistente. La vera novità, oltre alle dimensioni più generose, sta, come detto, nella CPU Intel Quad Core di ottava generazione, nelle varianti Core i5 e Core i7, capaci di raggiungere 4 GHz in turbo mode. Quindi capacità di calcolo maggiore addirittura del 40% rispetto a prima, e scheda grafica dedicata GeForce MX 150. Importante sottolineare che Xiaomi è consapevole dei problemi termici avuti con il Mi Notebook Air da 13.3 pollici e realizza qui un nuovo sistema di raffreddamento con ventole più grandi ed efficienti, quindi temperature promesse a bada, vedremo poi se sarà vero. Display da 15.6 pollici con cornici laterali strette e pannello protetto da Gorilla Glass 3. Peso generoso di 1,95 kg in 16 mm di spessore. Il Mi Notebook Pro ha finalmente tutte le porte che servono per chi punta alla produttività, quindi due USB Type-C, due USB 3.0, un HDMI, un jack audio da 3,5 e lo slot per le SD card, grande piccola mancanza dei modelli precedenti. Si amplia la batteria, adesso avremo una 60W con sistema di ricarica rapida, quindi si può raggiungere il 50% in poco più di mezz'ora. Rinnovata anche la tastiera, lo spazio non manca e viene ben distribuito tra i singoli tasti, che hanno una corsa di 1,5 mm. Tre varianti previste, tutte estremamente economiche. Si parte da 716 euro per quella base, 8 GB di RAM, Intel Core i5, poi si sale a Intel Core i7, stessa RAM, per 790 euro circa. Chiudiamo poi con la versione top, 16 GB di memoria RAM, attenzione perché parliamo delle dual channel DDR4, 256 GB di storage su SSD PCI Express, ovviamente Intel Core i7 di ottava generazione. Prezzo piccolissimo, 895 euro al cambio, praticamente tre volte meno rispetto a un MacBook Pro, soltanto che qui abbiamo appunto le nuove Kaby Lake R. Maggiori informazioni qui sotto in descrizione, c'è l'articolo dedicato proprio su questo Mi Notebook Pro.